Buongiorno a tutti e benvenuti praticamente a questa puntata praticamente sul sonno. Parleremo del sonno, che è una delle caratteristiche importanti della nostra vita. Allora, parlare di alimentazione, di corretta nutrizione e non parlare di sonno sarebbe un qualcosa di, come dire, non completo. E quindi siamo qui con Celeste della palestra Body Shape per vedere un attimino come dormire meglio e soprattutto come alzarsi la mattina e riposizionarsi nel letto in serata prima di andare a letto. Quindi parleremo un attimino di quello che è l'altezza del cuscino e quella che è la nostra posizione corretta anche per un soggetto di grande età per andare a letto correttamente. Allora, chiediamo a Celeste adesso di sederci sul bordo del letto. Immaginate che questo sia un letto matrimoniale, quindi io devo dormire dal lato praticamente a me più comodo. E quello che dovrò fare, pian piano, scivolare col braccio dal lato del cuscino in modo da posizionarmi di lato. Vai Celeste, puoi scendere tranquillamente. Ok, fino a trovarmi anche qui con il braccio un pochettino in avanti. Ecco, fino a poggiarti sul cuscino, poggiati pure. Ok, da qui possiamo già cominciare a sistemare il cuscino. Poi lentamente portare su le nostre gambe. Ok, in questo modo. Ok, stare per un attimo in questa posizione, poi da qui rovesciare le nostre ginocchia al centro e andare in posizione supina, gambe piegate. Adesso da qui l'altezza del cuscino sarà una cosa fondamentale da sistemare, quindi immaginate che questo sia il vostro cuscino, cerchiamo di posizionarlo il più possibile vicino alle spalle in modo che la parte cervicale sia leggermente inarcata. Naturalmente questo è un cuscino già di qualità alta e permette alla nostra cervicale di appoggiarsi correttamente con lo sguardo rivolto verso il soffitto. Ok, adesso chiederò a Celeste piano piano di aprire un ginocchio lateralmente e far scivolare le gambe all'interno delle nostre coperte, prima da una parte e poi dall'altra. Ok, questa dovrebbe essere la posizione corretta e il movimento corretto per andare a letto. Quello che noi vediamo adesso è che il nostro letto disposto sotto non fa altro che riempire le curve lombare e cervicale in modo da far sistemare la colonna in una posizione di scarico lombare. Ok? Questo permette praticamente al nostro sistema di recuperare un po' di acqua all'interno del sistema ammortizzatore delle nostre vertebre, che sono i dischi intervertebrali. Ok, da qui adesso immaginiamo di aver fatto una buona notte. E quindi quello che faremo è proveremo a rialzarci lentamente. Ok, come stai Celeste? Comodo? Ok, allora quello che dobbiamo fare è piegare esattamente a ritroso quello che sono le nostre ginocchia, quindi piano piano facciamo scivolare il nostro piede fino a tornare in posizione, poi dall'altra parte facciamo la stessa cosa. Ok, rimaniamo un attimo così in modo che la nostra pressione si regolarizza. Adesso di qua con le mani spingiamo sul nostro letto fino a spostare il bacino da un lato e ci mettiamo su un fianco. Ok, rimaniamo per un attimo così, adesso a ritroso quello che faremo è col braccio sotto e con l'altra mano ci aiuteremo a venire seduti portando le gambe sul bordo del letto, quindi spingi con la mano fino a portarti seduta. Benissimo, come stai Celeste? Allora, in questa posizione cerchiamo di stare qualche secondo prima di alzarci, soprattutto perché veniamo da una notte in quale abbiamo coricato praticamente in posizione supina e quindi da qui, piano piano, senza che la testa giri, per un attimo ci alziamo e torniamo in posizione eretta. Abbiamo parlato di sonno con Celeste, abbiamo visto come ci si alza praticamente dal letto e come bisogna riposizionarsi nel letto in modo comodo, in modo da non affaticare la colonna vertebrale e avere un buon sonno. Ok, adesso vi invitiamo a seguirci praticamente nelle prossime puntate perché parleremo ancora di postura, di corretto allineamento praticamente della colonna vertebrale e a presto con le prossime puntate.